Ciao, sono Emiliano Monza e ti do il benvenuto al primo videocorso di trading Come cambiare la tua vita. Videocorso che ha come obiettivo quello di insegnarti una metodologia chiara, semplice, alla portata di tutti, ma soprattutto efficace, per operare sui mercati finanziari, come lo faccio io. E che ha anche come obiettivo quello di darti in mano gli strumenti per migliorare come individuo. Ed è per questo che mi sono avvalso dei migliori professionisti sul mercato. Ora ti voglio condurre all'interno di questo primo videocorso attraverso la mia testimonianza, quello che io ho vissuto in prima persona. Mentre mi stavo per laureare, mio padre mi diede 100.000 euro da gestirli. E questi 100.000 euro, ai tempi della bolla speculativa, diventarono ben presto 150-170.000 euro. Poi cambiò il mercato, la bolla speculativa finì e subentrarono le competenze che io in quel momento ancora non avevo. Per cui i 170.000 diventarono 150, diventarono 100.000, 50.000, 20.000, zero. Ho perso tutto. Provate a immaginare che cosa potessi provare in quel momento. Avevo perso tutti i soldi che mio padre mi aveva dato in gestione. Bene, pensai che la carriera del trader, o la professione, o meglio la professione del trader, non era adatta a me. Per cui entrai nel mondo della finanza attraverso un percorso professionale e ben presto diventai il più giovane dirigente in Italia in Banca Intesa, nel mondo del banking e del trading online. Bene, incominciai a incontrare i più grandi top trader in Italia e nel mondo. E questo mi è stato proprio riconosciuto dal mercato, per cui questi trader, dal rapporto professionale, diventarono degli amici. E diventando degli amici, avevano deciso di insegnarmi il loro metodo, la loro metodologia. Presi 2 settimane di ferie, andai proprio a casa di questi 2 carissimi amici, che sono 2 dei più grandi trader in Italia, e loro mi insegnarono il loro metodo, che applicato con costanza e disciplina, perché loro erano lì vicino a me, questo metodo pagò. Decisi di destinare soltanto 3.500 euro perché era l'ultima risorsa disponibile che avevo. E questi 3.500 euro in 2 settimane diventarono 37.000 euro. Bene, ero così sicuro di me stesso che quando ritornai dal mio amministratore delegato diedi subito le dimissioni e iniziai la carriera del trader. Iniziai la professione del trader e le cose non andavano neanche tanto male, guadagnavo dai 10 ai 15.000 euro al mese, sempre con un capitale di 3.500 euro. Ma feci un errore molto importante, che è stato quello di poter pensare che aumentando le quantità di ingresso sul mercato, quindi non più i 3.500 euro, magari 30.000 euro, aumentando le quantità potevo aumentare anche i guadagni. In realtà non era così, perché come vi insegneremo nel videocorso, la componente psicologica e la componente emotiva sono 2 componenti determinanti nell'attività del trading. Per cui, entrando con 3.500 euro, avevo uno stop loss finanziario delle perdite massime di un'unica operazione di 100 euro. Mentre invece, aumentando le quantità, incominciavo ad avere degli stop loss da 500, 600, 700 euro, cioè la massima perdita consentita in un'operazione, cosa che io non riuscivo emotivamente a gestire. Per cui il trading non era più fatto con una disciplina e guadagnavo in maniera costante, ma ero altalenante e non mi dava sicurezza. Oltretutto feci un secondo errore molto importante e questo errore fu che ero diventato avido di soldi, perché non solo operavo durante tutta la sessione diurna del mercato italiano, ma poi incominciai a operare sul mercato tedesco fino alle 8:30 e ancora sul mercato americano, quindi operavo dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera. A un certo punto subentrava una componente psicologica che addirittura mi alzavo e mi mettevo davanti ai monitor, quindi non uscivo neanche di casa, per tutto il giorno, mi mettevo davanti ai monitor in pigiama. È la verità. Mi resi conto che ero diventato schiavo di questa professione ed ero diventato schiavo del denaro. Guadagnavo soldi, ma non ero felice, per cui ritornai con questa grande esperienza, questo bagaglio molto importante, ritornai nel mondo della finanza e cercai di portare la conoscenza dal mondo istituzionale alla clientela privata. Bene, abbiamo pensato quindi a questo corso proprio per trasferire verso di te
tutta la nostra conoscenza di 15 anni, 20 anni di esperienza sui mercati. Abbiamo pensato a questo corso per renderti finanziariamente libero. Abbiamo pensato a questo corso per darti una rendita costante nel tempo, una rendita costante e crescente nel tempo. Ma la cosa che veramente vogliamo insegnarti è che la risorsa scarsa non sono i soldi, ma è il tempo. Io mi sono trovato a 42 anni ad avere buone risorse finanziarie, ma a non avere ciò che, di cui io più avevo bisogno. Una famiglia, ad esempio dei figli, ad esempio dedicarmi al mio benessere personale, psicofisico. Bene, queste sono le cose importanti. Per cui con questo videocorso noi ti insegneremo a gestire il denaro, ad avere una rendita, a essere finanziariamente libero, ma soprattutto a gestire il tuo tempo. Perché tutto questo noi lo faremo in un'ora specifica della giornata. Dopodiché chiuderemo il monitor e andremo a fare ciò di cui più abbiamo bisogno, cioè dedicarci agli affetti personali, andare in palestra o quant'altro. Ed ecco perché per questo mi sono avvalso dei migliori collaboratori, dei migliori professionisti sul mercato. Uno, Stefano Masullo, che andrà a toccare tutti gli aspetti psicologici legati al trading, e poi Micaela Carboni, coach professionista, che andrà a darti gli strumenti per gestire la tua emotività. Riesci a immaginare come sarebbe la tua vita se con un'ora al giorno riuscissi a guadagnare quello che guadagni in un mese lavorando 8-10 ore al giorno? Ebbene, questo è il vero valore aggiunto di questo corso.